Io mescolo, 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 mi faccio dire una carta qualunque, in questo caso il Jack di cuori. Io potevo tagliare in un punto qualunque, schiocco le dita e qui c'ho il Jack di cuori. Buongiorno ragazzi, come state? Oggi fa un po' schifo. Nel video di oggi, ragazzi, parleremo di un paio di cose. Prima di tutto, volevo farvi vedere un gioco sul quale sto lavorando, quindi fatemi sapere se vi piace. Il gioco di oggi consiste nell'andare a prendere quattro carte casuali, tipo questa, due, tre e quattro, e di farle volare da una mano all'altra. Adesso non importa che carte siano, ok? L'importante è che volino da una mano all'altra, tipo così. No, sto scherzando, così è semplice. Provo a farlo in un modo un po' più complicato, tipo così. La prima passa. Sto scherzando. La seconda passa. E già qui è un po' più complicato perché ne abbiamo due e due. La terza volta è più bello. Guarda, così. Spingo, boom. Quando spingo passa in mezzo. Faccio rivedere l'ultima volta. L'ultima. Con la carta, così. Però sai cosa? Avevo detto all'inizio che queste erano carte casuali. Sto scherzando, qua sono i quattro assi, fiori, picche, cuore, quattro. È un gioco sul quale mi sto allenando, quindi non è ancora ovviamente perfetto. Devo trovare le parole giuste, non lo so, aiutatemi, vi prego. Nel video di ieri mi avete chiesto in un botto di persone come faccio a fare quel pass così. Allora, vi dico la verità, ragazzi, io mi sono allenato tantissimo sul pass, ci sto dando dentro da mesi, 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 mesi. Quindi un minimo di miglioramento l'ho notato anch'io. Io sbagliavo la tecnica, infatti quel tutorial che ho fatto non è così corretto. Probabilmente, se lo volete in tanti, farò un tutorial un po' più dettagliato su come lo faccio io adesso il pass, perché me l'ha corretto Diego. Quindi fatemi sapere se vi piace quest'idea. Oggi sono anche qui per darvi un ulteriore consiglio. Come ci si fa ad allenare a casa? Leggo tantissimi commenti di gente che dice: "E che palle, nessuno mi dice le carte, nessuno a casa mia, mia mamma, mio papà, mia sorella non mi sopportano più". Il metodo più semplice è quello di usare un sito internet che si chiama random.org. Facciamo un esempio. Madonna, da quanto tempo che non usavo le bicycle? Dai, si muove. Mettiamo caso che noi dobbiamo allenarci su un anycard 10 number e ci serve una persona che ci dica una carta. E ovviamente non possiamo rompergli le balle 10.000 volte al giorno. Dimmi una carta, dimmi una carta. Quindi cosa facciamo? Scriviamo random.org cards, una carta da un mazzo di carte, cuori, quadri, fiori, picche. Togliamo i jolly, 1, 2, 3, 4, 5 e gli chiediamo ovviamente di dirmi la carta. Mettiamo caso. Adesso io qui ho un mazzo di carte mescolato, ok? E ho bisogno di sapere una carta. Via. Lui mi dice la regina di cuori. Io adesso troverò in modo magico, ovviamente, la regina di cuori. Per esempio, adesso non voglio dire una cagata. Taglio le carte, tipo qui, e troverò la regina di cuori in questo modo, così. Arriva in fondo. No, questo è un 3 di quadri. Basta passare la mano e si trasforma nella regina di cuori. E la cosa bella è che possiamo rifarlo tutte le volte che vogliamo, capito? Ho bisogno di un'altra carta, io mescolo, 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 mi faccio dire una carta qualunque, in questo caso il Jack di cuori, io potevo tagliare in un punto qualunque, schiocco le dita e qui c'ho il Jack di cuori. Quindi ragazzi miei, maghetti che state crescendo, e sta cosa mi fa strapiacere, se non avete gente in casa che non vi dice ogni volta una carta perché si è rotta le balle, come succede a me, questo è il metodo migliore. Ovviamente la random.org non mi paga per fare queste robe qua, figurati. Semplicemente era un consiglio che mi sentivo di dirvi, perché io leggevo un botto di commenti dove mi dicono: "Io non riesco ad allenarmi perché a casa odiano la magia", robe del genere. Ok, poi come fai a odiare la magia? Questa è un'ottima soluzione. Potete stare qui, metti un'ora al giorno, farvi dire un botto di carte e allenarvi a trovarle nel mazzo. Quindi questi sono i consigli dello zio Jack. Altro consiglio che mi sento di darvi, questo è un video basato sui consigli, è quello di non allenarvi davanti allo specchio. E vi spiego anche il perché. Cosa numero uno: lo specchio non ti dice
dice se è sbagliato, ti fa vedere semplicemente una prospettiva, un'angolazione. L'ideale è allenarsi davanti alla telecamera, mettere la telecamera in tre diversi punti e ogni volta fare la stessa tecnica e vedere se è coperta da tutte e tre le parti. Altra cosa dello specchio è che molte volte si tende a chiudere gli occhi quando si fa la tecnica, ovvero io metti, sto facendo il pass, quando faccio il pass chiudo gli occhi per non vederlo, e ovviamente tu non lo vedi, però succede e le altre persone possono vederlo. Quindi questa è una piccola fregatura dello specchio. Quindi l'ideale è quello di piazzare una telecamera con lo schermetto o mettere la telecamera del computer e allenarvi davanti a quella. Ultima cosa che mi sento di dirvi è quella di aiutarvi tantissimo, aiutatevi a vicenda, crescete assieme, fate questa cosa perché è bellissimo vedere nei commenti, nei gruppi, in quelle robe lì, gente che si aiuta, cresce assieme, sviluppano una tecnica e ce l'hanno fatta assieme e tutti e due sanno una tecnica bene, perché è inutile fare come fanno praticamente tutti i maghi. No, io quella tecnica lo so fare meglio, guarda la mia, e non ti aiuto a migliorare la tua, non ha senso, perché dopo rimanete in due con una tecnica fatta male. Perché è molto meglio aiutare un'altra persona a migliorare la sua tecnica, e aiutando la persona aiuti anche te stesso, e quindi automaticamente siete due persone che sanno una tecnica molto meglio. Quindi aiutatevi, condividete le idee. Questo non vuol dire fare tutorial a gratis su YouTube di tecniche di persone che hanno prodotto un DVD e quel DVD viene spiegato su YouTube. No, quella è una cavolata. Probabilmente l'avrò fatta anche io in passato e mi sono reso conto di quanto cavolata sia. In questo momento io vi sto insegnando delle tecniche veramente base, veramente veramente base, che possono essere d'aiuto a voi per migliorarvi, allenarvi e poi volare con le vostre ali sostanzialmente. Perché c'è molta gente che su YouTube rivela giochi e anche atti e anche tutte quelle cose lì che sono state messe a pagamento, e c'è un motivo per quale sono state messe a pagamento. L'unica cosa è che YouTube non può rimuovere quei video, e questa cosa qua è molto triste da vedere. Quindi ragazzi, so che magari l'ho fatto anch'io, vi sembrerà ipocrita da parte mia, ma solo gli idioti non cambiano mai idea. Quindi i tutorial su YouTube, svelare gli effetti, quelle robe lì, fateli tra di voi amici, ma non su YouTube, perché dopo non vi ricorderanno mai come quello che era veramente bravo, ma vi ricorderanno solo come, esclusivamente solo come quello che spiegava i giochi degli altri, e secondo me non è una bella reputazione. Ma allora come faccio a crescere su YouTube? Allenati, impara, studia. Su YouTube vale il contenuto, non vale chi svela più trucchi è migliore di un altro. No, il contenuto è quello che fa tutto. Quindi se pensate che svelare i giochi, perché quello è svelare, non è insegnare, svelare i giochi sia qualcosa di positivo che vi accresce, no ragazzi, state sbagliando. E ve lo dice uno che a 17 anni ci è passato. Quindi il video di oggi dei consigli è finito. So che faceva magari un po' cagare, scusate, ma questa settimana mi stanno succedendo veramente un casino di cose incredibili, bellissime, almeno credo. Se il video di oggi non vi è piaciuto, ci vediamo domani con un video migliore, ok? Ciao ragazzi! Perché se io chiedo, Chiara dimmi una carta, mamma dimmi una carta, mi uccidono.